Oh, utenti di YouTube, buongiorno. Quest'oggi vorrei fare un video un po' singolare. Non voglio parlare di cose particolarmente, cioè cose particolari, fatti o questioni. Quest'oggi, in verità, volevo fare un video, una sorta di appello, di ultimo appello, se vogliamo. E niente, diciamo che ormai sono alla soglia dei 37 anni e anche le mie condizioni generali non vanno per niente migliorando. Poi oltretutto, diciamo così, per varie vicissitudini che mi hanno visto coinvolto, ma cosa da Da niente, in fin dei conti, ma che mi hanno visto coinvolto lo scorso anno, oppure ho cominciato a fare la stronzata di fumare. E niente, quello che volevo dire è che quest'appello è rivolto principalmente alle donne, anzi, eventualmente a una donna in particolare che fosse interessata a conoscermi. Anche tramite una sorta di cosiddetto scambio epistolare, cioè tramite mail, e magari anche tramite MSN. Niente, io sono praticamente quello che conoscono tutti, in parte. E in parte sono quello che gli altri pensano che io sia, e che in molti magari non hanno ancora capito chi realmente io possa essere. Quello che voglio dire è che alla mia età ormai non mi sento più di continuare a vivere in questa situazione così da solo. Anche perché va da sé che ci sono delle questioni che riguardano prettamente anche la sfera emotiva, che diciamo così hanno, cioè, hanno le loro esigenze, il bisogno di avere qualcuno vicino la sera quando si va a letto, il bisogno di avere qualcuno vicino nei momenti in cui senti, diciamo un po', i morsi del passato che ti mordono i calcagni. Il bisogno di avere qualcuno da amare che tu possa tirar fuori dalla stessa situazione in cui ti trovi tu, perché in un certo qual senso è bene che se, cioè, sarebbe bene che se qualcuno ti aiuta tu lo possa anche aiutare. Quello che mi serve a me, sinceramente, è una persona che possa accettarmi per quello che sono, comprendermi per quello che sono e conoscermi per quello che sono. Poi, vabbè, con la speranza che questa persona esista, anche se ormai comincio a disperare in modo anche piuttosto profondo. Chiedo a questa eventuale persona se esiste, se anch'io ho la fortuna di avere questa persona con cui condividere così, non dico tutta, ma almeno una parte della vita, se non magari, che so, anche se si stancherà a un certo punto, almeno potrò dire che anch'io ho dato un significato alla mia esistenza, che in un certo qual senso sono stato capace di essere un uomo al di là dello stato fisico. Anche perché fino ad oggi, cioè, sono negli ultimi 10-11 anni, non è che io abbia mai potuto
uscire di casa, avere relazioni con altre persone, intendo anche solo amicizie che fossero continuative. Diciamo che solo ultimamente, per quanto riguarda le amicizie, si è visto qualche cosina di microscopica all'orizzonte, ma qualcosa si è visto. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, quella proprio in vita mia non ho mai avuto una relazione che fosse tale. Ho avuto mille avventure, perché come capita a tutti i giovani quando se ne vanno per, che so, vanno per discoteche. A quei tempi per fortuna non c'era tutta sta merda che girava nelle discoteche, si andava lì per ballare. Oppure si andava per pub con gli amici. E quando praticamente molto spesso vedevo i miei amici che trovavano una ragazza con cui poi si sono messi insieme. E la cosa ma un pochino, da una parte ero felice per loro, sì, ma dall'altra invece no, ero infelice per me che praticamente sono sempre un po' stato scartato, per così dire, dal mazzo, come fossi il famoso jolly nero, quello che non vale niente, o la carta dove ci stanno le regole del gioco, nessuno le vuole conoscere. E niente, ora a 37 anni, come dicono i siciliani, io non sono né carne né pesce. E quindi vorrei dare un significato a questa esistenza nel modo migliore. Cerco una persona che mi accetti per quello che sono, che mi conosca realmente per quello che sono. E poi, ah, beh, per quanto riguarda lo stato fisico non me ne importa assolutamente nulla. Per me può essere alta 2,20 m come 1 m e qualcosa. Non è quello che mi interessa a me. Non è la statura fisica che fa una donna o un uomo, ve lo posso assicurare, quanto la sua statura morale. E niente. Con la speranza che questo video non venga bersagliato da imbecilli di ogni risma e che possa essere visto da un congruo numero di persone, e sperando che fra queste persone ci sia quella persona che sto cercando io. Vi do il buongiorno. Vi saluto.